Andarti a fare un seminario o come si dice oggi, ragazzi, uno stage. Dunque, senti, ma tu di che segno sei? Quanto sei spiritoso. Dimmi. Io sono il primo giorno del toro, caro. Del toro? Sì, signore. E allora io che dovrei segno dire? Di tu che dovresti io dire. Sono gemelli con ascendente gemelli, ma penso che qui in sala ci sia un ragazzo di nome Fabio, che ha fatto un oroscopo particolare. Che non è dei gemelli, però, Fabio. Ma adesso chiediamo a lui. Però questo oroscopo... Fabio, vieni qui. Uno che ha gemelli con ascendente gemelli. Doppia volta falso e doppio. Senti, Fabio. Fabio, sedi qua accanto a me, che questo me la pigliasse. Facci leggere a... ognuno di noi un segno, dai. No, leggi tu, Fabio, che noi... tutti te? Noi parliamo. Dai. Leggi tutto, ha fatto lui, poverino. Iniziamo? Hai fatto un oroscopo come? Dell'anno della tigre? No, un oroscopo che vale sempre. Senso la tigre? Sentiamo. Prego, l'oroscopazzo da strapazzo. L'oroscopazzo da strapazzo. Ok, ma non ho capito bene che hai detto. L'oroscopazzo da pazzo. È lo scopazzo che non andava. L'oroscopazzo. E questa sera marchi male. Fabio, prego. Prego. Che male, lo prendiamo nella difesa del Milan. Ok, perché nella difesa del Milan? Perché quella non marca proprio. Marca male il progresso. Ma dai, su, forza, che adesso inizia il campionato. Dai, Fabio. Ma noi vinciamo il prossimo, non siete più. Va bene, andiamo avanti. Tutti nordici questi, barbari, mamma mia. Voce, Fabio, voce. Va bene, cominciamo. Allora, Ariete, se siete un segno zodiacale, avrete una giornata complicata, non saprete dove sbattere la testa. Se siete una marca di elettrodomestici, fatevi lavastoviglie e pulite i piatti dei bilancia. Toro. Scusa, la niente non sa dove sbattere, con due corna a quel modo, se sbatte da qualche parte si spacca di belli. Ma per di cosa sta facendo? Bisogna indicare dove deve andare a sbattere. Adesso okay. Andiamo su dal ragazzo, alziamo quello vestito di nero come noi, gli diciamo, tu adesso ti iscriviamo dove deve andare a sbattere quello dell'ariete, che tu su ce n'è uno con l'ariete. Non gli ho chiesto niente. Prego? No, scusa, tu sei toro? No, io non sono dell'ariete, grazie. Ma sei toro? Sì, signore. E allora, se è toro, facciamolo leggere a lui. No, davvero? No, lo legge lui. L'autore. Sì. Ok. L'autore. A-U-T-O-R-E. Vai. Toro. Toro. Porca vacca, che giornata. Lei vi ha messo le corna, vero? In fondo ti tradisce, ma ti ama. Ma fa soffrire, ma t'adore, olè. Te c'è dell'idea troppo aperte per i miei hai gusti. Hai fatto un'accademia, immagino. Passa quello successo. Ma che accademia? Lui c'ha delle idee. Sembra nato nel 68, per amore libero lui. Ma di che? Stava la guardia romana? Sì. No, da letto a lui non sa nemmeno di va che bene, parla. Ok, andiamo avanti. E l'ha letto, ma l'ha letto sul Messaggero a 16ª pagina, non si perde. Vai avanti col terzo oroscopo. Bravo! È di classe, ragazzi. Molto. 42. No, sei del 42. Non ho capito bene, ma io mica sono figlio di quello là. Andiamo avanti. Cancro. Cancro. Strana. Cosa?
giornata strana. Non credo. Metà convulsa, metà stasi. Metastasi. Fossimo in voi, cioè un cancro, non staremmo a roderci il fegato. Non fatene una malattia. No. Gemelli. Tu porti bene. Guarda come sono vestiti. No. Un minuto di raccoglimento, dopodiché passiamo all'altro. Passiamo all'altro. Ma televisione, tele tocchi? Tele tocchi? Tele. Scusa, gemelli, non me lo posso leggere io, sono gemelli con ascendente gemelli. Sì, dagli questa soddisfazione. Qual è? Se no fino, okay, a, se no, fino a quest'altro mese siete, ci va detto un altro di quanti. Siete gemelli, siete un po' distratti. A proposito, dov'è l'altro gemello? Per me ce ne stanno altri tre in giro. Ok? Ma che fai tu da solo qui? Sì, anche Caino rispose così. La sera dopo era a porta, in esclusiva a raccontare il delitto. Qui c'è da indagare. Sentiamo gli altri segni. Sul delitto, se sanno qualche cosa sul delitto c'è da indagare. Il gemello scomparso. Ma tu pensi che sì, gemelli. Tutto doppio. Ma tu pensi gemelli, io sono... è il segno degli artisti. Si vede infatti. Hai capito? Si vede. Tu pensi che io sono toro? Ascendente. Vabbè, leone. Tirati su questi baffi, alla Dalì, dai. Alla che? Alla Dalì, tiriamoli su questi baffi. Vai, vai. Che tanto, come ti ho detto, è l'amico della fatta. Della fatta. Da qui è fatta, giù. Bravo. Fatta che è fatta. Prego. Adesso un segno vergine. Vergine? Non perdete le speranze. No, ci mancherebbe altro. Io l'ho vera. E chi le tende? Recitate anche oggi la vostra preghiera. Pure. Venga il tuo membro, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pene quotidiano. Ah. Rimetti a noi i nostri gemiti, come noi li rimettiamo ai nostri fruttitori. E non ci indurre in astensione, ma liberaci dal virginale. Imen. Beh, molto molto carina, è bella però, poetica, cioè ragazzo poetico proprio, cioè nel senso proprio, come si dice? Esclusivamente all'arte Arzaman, direi. Non è che l'hai copiata dal Vecchio Testamento? No, eh? Hai ripreso qualcosa, hai fatto un buon plagio, la verità. Il Testamento è scritto da Dio però, cioè, okay. Sei un po' sopra, eh? Tu pensa modesto, eh? Guarda, con una modestia come la sua praticamente non ti rimane che... Tra le mie tante doti quella spiccata si doveva entrare. Questo ci siamo accorti infatti con questa cosa qua. Sì. Andiamo avanti. Altro segno zodiacale. Bilancia. Mamma mia. Sentite, un altro doppio. Sentiamo. Sentite calpestati e vi pesa. Mantenete il vostro equilibrio. Scorpione. Se volete sentirvi fighi... Sentirsi? Fighi. Fighi? Fighi. Ah, fighi in romano, fichi in italiano. Sì. Fighi nel senso. Fighi. Con lo scorpione. Voglio dire la parola in inglese perché poi sono qui. No, logicamente è riferito agli uomini, fighi. Pare di se sì. Fosse Scorpion? Se volete sentirvi fighi, non andate nell'Africa nera, cari scorpioni. Nell'Africa nera. Ma dai, un po' d'etnia, e poi qui a Roma siamo tutti stranieri. Tu sei nato a Roma? Io no. Tu sei nato a Roma? Ci mancherebbe altro. Sei nato a Roma? No, io sono arrivato prima dei romani, sono etrusco, capito? E come mai parli così? C'ha un'ottima pronuncia toscana. Un romano toscano. Comunque tu non sei nato a Roma. Io sono nato a Roma. Comunque sei di importazione ugualmente e non sei nato nemmeno a Canazei tu, eh? No, io sono nato a Roma. Ho fatto pure un manuale di dizione. Ragazzi, manuale di dizione della Tespi con prefazione di Corrado Calabrò e Dacia Maraini. 15 euro. Wow! Un manuale di che? Non facciamo pubblicità, però compratelo. Un manuale di dizione suo? Vi auguro tanta felicità, ma non l'ho comprata. Ecco, e questi sono gli amici. Ma pensate amici? Voi.